Alfio Filosomi, responsabile affari istituzionali, sindacali e politiche del lavoro del gruppo Intesa San Paolo. Il mondo che cambia va anticipato. Coraggio nella negoziazione, coraggio nell'assunzione di responsabilità, nella scelta di nuovi modelli, di nuove forme contrattuali, di nuove ipotesi per quanto riguarda il welfare, per quanto riguarda la flessibilità negli orari, la flessibilità nel lavoro. Intesa San Paolo su molti di questi temi ha già fatto da apripista. Credo su tutti, direi, scusate l'orgoglio di appartenenza, ma credo assolutamente su tutto. Intesa San Paolo, ma intendo il tavolo di Intesa San Paolo. E quello che ho detto oggi alla vostra conferenza organizzativa, per noi è fondamentale il confronto col sindacato. Il sindacato in Intesa San Paolo è un sindacato estremamente maturo, estremamente efficiente, che vede le cose e è disponibile al confronto, assumendosi anche delle responsabilità complesse e complicate, perché è chiaro, chi è classe dirigente e il fatto che il sindacato è fondamentale, lo dimostrano gli eventi anche degli ultimi anni, dove nonostante si sia cercato in qualche modo, o tentato di marginalizzarlo, invece le relazioni industriali sono state fondamentali. Per cui quello è la prima cosa, anche cercando di far capire alle persone, e è giusto che sia così perché le persone lavorano, pensano a quello che è il loro interesse, la loro quotidianità, il modo di lavorare, ma rispetto a quello che sono le esigenze di prospettiva in un mondo che cambia una velocità della luce, noi dobbiamo fare due cose: anticipare nel limite del possibile e assecondare. La flessibilità è necessaria, ma con le garanzie, con le tutele. Ecco perché credo che sia fondamentale il rapporto di lavoro dipendente subordinato nelle varie sfaccettature che ci possano essere, chiaramente rendendolo coerente a quelle che possono essere delle esigenze sia dell'azienda ma anche quello delle persone. È fondamentale, come dice il nostro amministratore delegato, che l'azienda sia una famiglia, per cui quando il dottor Messina dice questo è chiaro che è un concetto alto, ma evidenzia dei profili essenziali. Quando il nostro chief operating officer Eliano Lodesani, nonché presidente del CASL, dice che bisogna operare per il bene comune, questi sono, come dire, binari di lavoro, ma che ci contraddistinguono come gruppo Intesa San Paolo, e speriamo di poter continuare così. Per ora è andato in questo modo, noi vogliamo proseguire con questa logica in ogni argomento e non a confronto col sindacato solo ed esclusivamente quando l'interesse è dell'azienda, ma un interesse unilaterale. L'azienda è fatta gli azionisti, il management e i dipendenti soprattutto, anzi i colleghi, l'espressione dipendente forse ormai è superata anche quella, perché nel momento come da noi si fanno accordi sul lavoro flessibile, quando non c'era nemmeno la legge e da altre parti sono sempre stati unilaterali le scelte sul lavoro flessibile, anzi lo smart working, sia a livello di settore del credito che fuori del settore del credito, non lo facciamo attraverso gli accordi, abbiamo anticipato accordi sull'unione civili, anche di persone dello stesso sesso, anticipando la legge. Cioè questo, noi l'attenzione alle persone è nella sua complessità, il principio della fiducia. In questo modo, con un mondo che cambia, perché la tecnologia cambia, cambia i modelli, cambia le abitudini, senza però perdere, secondo noi, anche le tradizioni, quelle importanti. Un conto è dire sono antico antiquato, un conto avere delle basi sottostanti fondamentali. Questo è quello che ci muove e poi ci consente di aver fatto, dopo 10 anni di Intesa San Paolo, che appunto è nata 10 anni fa, il 1° gennaio del 2007, questo ci arriva a dire che abbiamo fatto quasi 1000 accordi in questo periodo col sindacato, una media di 100 all'anno. È ovvio che non ci potrebbero essere stati, come dire, argomenti obbligati di negoziazione per fare 1000 accordi. Questo vuol dire che per noi il confronto, e chi meglio di te Claudia lo sa, che partecipi alla delegazione di gruppo della UILCA, partecipi alle trattative, evidentemente è un confronto continuo. Addirittura da noi gli accordi nascono dopo i lavori nelle commissioni, che noi le convochiamo, visto che come organizzazioni sindacali ci criticate sempre che a livello nazionale poi certe commissioni o comitati non partono. Questo è il modello su quello si deve sviluppare, dovremmo fare sempre di più e sempre meglio, perché lo Stato non ha tutte quelle risorse, pensiamo al welfare.
e più diventiamo importanti, più siamo grandi, no grossi, grandi, vedi fondo sanitario, fondo unico di previdenza, circolo ricreativo unico, fondazione Onlus unica, gestita insieme tra le parti sociali. Questo è il nostro modello e su questa linea vogliamo proseguire. Poi ci sono i momenti vanno meglio, ci saranno momenti di maggiore difficoltà, come sempre dovremo affrontare con questa logica, pensando che probabilmente così riusciremo a gestire al meglio le criticità, ma anche le occasioni che ci vengano date. I cicli produttivi ormai durano un anno, due, no 15, 20. Se non si capisce questo, è inutile. È incredibile, no? Dagli ultime statistiche si incrementa il lavoro degli ultra cinquantenni e si riduce quello chi lavora tra 14 e le persone giovani tra 14 e 34 anni. Qualche ragionamento ce lo dobbiamo fare, hanno anche dinamiche di pensiero diverse. Allora, le tutele, le garanzie, il contratto nazionale, tutte queste cose debbono essere evidentemente perseguiti e mantenuti, e le tutele assolutamente. L'altra cosa però è se ci siamo dati atto a livello nazionale che a livello aziendale di gruppo si discute di organizzazione del lavoro in maniera seria, responsabile, ma bisogna confrontarsi su questo. Io la vedo così, ma credo che tutte le organizzazioni sindacali la pensano in questa maniera, in particolare quelle di Intesa San Paolo. E non dobbiamo avere paura ad anticipare, nei limiti di quello che è il contratto, di quelle che sono le dinamiche di coordinamenti tra il livello associativo, il livello delle segreterie confederali, nazionali, in una logica che ci tenga tutti insieme in un principio di unitarietà, perché lo ripeto, l'unitarietà del tavolo sindacale è un valore assoluto, soprattutto per le aziende, secondo me. Questo è quello che credo che sia, ripeto, la linea conduttrice su cui ci si debba muovere, su cui Intesa San Paolo anche a livello di piano di impresa si è mossa.